scusate, ma ho dovuto un attimo rifocillarmi, quindi prima di iniziare questa giornata ho bisogno di mangiare qualcosa. Sto provando una torta di mele. Buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo viaggio. Erano già 2 mesi che non viaggiavo. L'ultima volta è stata a New York. Molto bella New York. Oggi vi ho portato a Berlino, capitale della Germania, della politica, della cultura. Città tutta da scoprire, che mi ha sempre incuriosito, ma per un motivo o per un altro non sono mai riuscito ad andare. La giornata è molto buona, ma fa molto freddo. Per l'occasione ho scelto un albergo che è una chicca, ma ve lo faccio vedere dopo. Qualche giorno giuro che mi compro un coso di questo e lo camperizzo. Per l'occasione ho comprato uno zaino, il Fjällräven, questo che ho messo adesso in spalla. Però questo zaino, nonostante sia costato 130 euro, ha qualche problema. Però poi in albergo vi faccio vedere e vi spiego meglio. Questo è il muro di Berlino, o meglio, quello che resta del muro di Berlino. Il muro di Berlino fu costruito nel 1961 e, come tutti sappiamo, fu abbattuto nel 1989. Fu costruito proprio per impedire la fuga dei berlinesi dal regime sovietico. Se c'è un simbolo di Berlino, probabilmente è proprio questo muro. E camminando sono arrivato alla Gendarmarkt, qualcosa del genere, non so come si pronuncia. Sarebbe praticamente una delle piazze centrali di Berlino, al centro, proprio nella parte storica. Ed è la piazza in cui si trovano le due chiese gemelle dal nome di Descherdom e Sfassdom. Non lo so pronunciare, scusatemi, quindi devo leggere. Solo che è un mezzo cantiere. Peccato, perché questa qua è la parte più pulita della zona, ma poi è tutto un cantiere. Adesso vi faccio vedere meglio col mio selfie stick da 3 metri. Questo è Checkpoint Charlie, era un vero e proprio posto di blocco, cioè materialmente serviva proprio per bloccare le persone e divideva la parte sovietica dalla parte statunitense. Cioè all'interno della stessa città, la stessa Berlino era separata in due, da una parte i sovietici e da un'altra parte gli americani. Venne istituita nel 1961, quasi contemporaneamente con la costruzione del muro di Berlino. Ovviamente oggi è soltanto una meta turistica. In realtà questo posto di controllo è soltanto una replica, perché dopo la riunificazione venne totalmente rimosso, e questo, che è appunto una copia, venne istituito nel 2000 proprio come attrazione turistica. Quindi adesso abbiamo visto una cosa che però è finta. Al momento mi sta piacendo molto Berlino. La trovo forse un po' cupa, un po' grigia. Però vabbè, comunque in Germania alla fine è questo più che altro il clima e la luce, l'inverno quantomeno. L'unico problema che comunque ho riscontrato, che poi non è un problema, è una mia sensazione, che comunque ho riscontrato in tutte le capitali europee in cui sono stato, le ho girate praticamente tutte, è che ti senti costantemente in Italia. Proprio la peggiore in assoluto è stata Barcellona, città molto bella, però lì proprio sei in Italia. Infatti quando fugo sono partito e sono atterrato per Barcellona, ho detto vabbè, sicuramente l'aereo sarà decollato, avrà fatto un giro intorno alla pista e sarà riatterrato in Italia. Cioè qua siamo proprio in Italia, invece no, ero a Barcellona. Questo è il problema delle capitali europee, ti senti costantemente in Italia. Adesso mi trovo presso il memoriale dell'Olocausto, il memoriale della Shoah, ed è rappresentato da 2711 stele, sarebbero questi pilastri giganteschi che vedete praticamente che mi circondano, e rappresentano appunto la Shoah. Devo dire che seppur siano delle semplici stele, dei pilastri insomma di cemento, che potrebbero sembrare così senza vita, senza forma, devo dire che stare qui fa molto effetto. Oh,
La cosa che purtroppo mi è dispiaciuta è stata vedere dei turisti italiani, ovviamente italiani, che in barba al rispetto del luogo in cui ci troviamo facevano dei video ridendo, scherzando e battendo le mani come se fosse una festa. Video che però io ho rovinato perché mi sono messo davanti il loro telefono e mi sono messo ad insultarli praticamente, a dire siete degli imbecilli di 40 anni. Loro non se ne sono accorti, lo vedranno dopo quando andranno a vedere il video a casa. Questa è la porta di Brandeburgo. Per gli appassionati di arte è un monumento in stile neoclassico. Io non so neppure cosa significa, quindi vabbè, se c'è qualche appassionato di arte che mi sta guardando sa di cosa sto parlando. E tra l'altro il monumento più importante di Berlino. Non pensavo, perché pensavo che il monumento più importante, nonché il simbolo di Berlino, fosse appunto il muro di Berlino. Invece no, proprio la porta di Brandenburg, il monumento più importante, nonché il simbolo della città. Questo è il palazzo del Reichstag, non so se si pronuncia così. Sarebbe praticamente l'attuale Parlamento tedesco, anche se in realtà fu danneggiato durante la Seconda Guerra Mondiale e divenne ufficialmente il Parlamento tedesco dopo la ristrutturazione nel 1999. La cosa che ho notato è che ci sono un sacco di macchine noleggiate da questa ditta di noleggi Miles, che però noleggiano tutte macchine di un certo tipo, cioè non vedi la Twingo piuttosto che la Panda piuttosto che la Lancia Y, ma sono tutte macchine di questo tipo. Ho visto un sacco di Audi, un sacco di macchinoni. Questo è il Duomo di Berlino ed è ovviamente il principale luogo di culto della città. Peccato però per le impalcature. Inoltre ho notato che qui le impalcature sono praticamente quasi in ogni monumento. Cioè come sentirsi, diciamo, in un continuo cantiere. Ho notato questa cosa, non so se aspettavano il mio arrivo o magari sono lavori che fanno più che altro in inverno per poi permettere ai turisti in estate di potersi godere appieno la città. Non lo so, però effettivamente l'ho notato nella maggior parte dei monumenti. Però una cosa la devo dire. Si parla tanto dell'Italia, ma su 5 posti in cui ho voluto acquistare roba solo uno ha accettato il pagamento con carta. Tutti gli altri mi hanno chiesto i cash. Adesso sono lo zoo di Berlino, il più grande zoo di tutta la Germania e anche quello che ospita il maggior numero di specie diverse di animali. Questi sono i fenicotteri rosa, è un po' triste in realtà vederli lì dentro. Comunque tutto attorno a me c'è, diciamo, tutta la parte pollame, se così si può dire, volatili vari e di tutte le provenienze. Non sono un amante degli zoo, sono anzi molto contrario agli zoo, ai circhi. Però diciamo non sono mai stato in uno zoo, sarei dovuto venire quando avevo 8 anni, invece sono venuto oggi che ne ho 34. Molto molto bello lo zoo, mi sono divertito, mi è dispiaciuto un po' vedere gli animali così, diciamo, senza una vita praticamente, perché non hanno una vita, però è vero che sono cresciuto in cattività e quindi da quel che so per loro la normalità è proprio questa. Comunque adesso vi porto a vedere l'albergo. Questa è la hall, molto accogliente e con un astronauta che ci dà il benvenuto. Qui c'è il primo distretto, sarebbe l'area dedicata alle stanze matrimoniali. Stanze matrimoniali, devo dire, molto molto grandi. Questa invece è la seconda area in cui ci sono le stanze singole. Da questa parte c'è il bagno. Il bagno è in comune, anche se in realtà ogni stanza è totalmente a tua disposizione. Il bagno comunque è molto grande e la doccia molto molto accogliente.
Questa è l'area adibita agli armadietti. Il mio armadietto è il numero 8, non sono molto grandi gli armadietti, però comunque metti abbastanza roba. Infine c'è un'altra area con stanze singole e finalmente la mia camera, se camera si può definire. In realtà è una vera e propria bara, anche se loro te la vendono come navicella spaziale. Ok, la stanza, se stanza si può chiamare, è questa. Qui abbiamo tutti i vari comandi utili, orologio e data che non corrispondono, e gradi centigradi. USB per caricare la roba, queste sono le luci, queste sono altre luci, e queste sono altre luci ancora, che danno luce a questo faretto. Assicuriamoci che la porta sia ben chiusa, ok. Queste sono le prese dell'aria e servono per non farti appunto morire qui dentro. C'è uno specchio abbastanza grande che devo dire che fa abbastanza la differenza in un ambiente così plasticoso, perché è tutta praticamente plastica. Poi qua c'è la mia roba. Il cuscino è abbastanza comodo. Il materasso, ma insomma, anche perché è abbastanza sottile. La coperta è quella dell'IKEA, però mi piace un botto, tant'è che l'ho comprata anche per casa mia. E poi c'è una mezza chicca, perché questo si apre e diventa un tavolino, o meglio, si estrae completamente, si apre in questo modo e diventa un tavolino per la colazione, oppure un bellissimo porta computer. Tant'è che io ho iniziato a montare questo video, diciamo proprio qui a Berlino, proprio dentro questa stanza, e ho utilizzato questo tavolo. Effettivamente si sta un po' strettini, perché lo spazio è effettivamente piccolo, anche se si riesce a stare seduti senza sbattere la testa. Però devo dire che è piacevole stare qui dentro quando hai bisogno proprio di disintossicarti dalla gente. Tu ogni qualvolta hai bisogno di disintossicarti dalle persone e non vedere, non sentire più nessuno, ti chiudi dentro una bara, perché alla fine questa è una bara, e stai da Dio. Cioè io sto bene. Ho fatto 3 notti qui dentro e prima di farvi vedere l'hotel ho deciso di appunto provare la prima notte per darvi un riscontro ufficiale. È piacevole, non manca l'aria, non ti senti soffocare. Io comunque ho dormito con la porta chiusa, c'è chi dorme con la porta aperta. Inoltre hotel pieno zeppo di turisti. L'impressione è proprio quella effettivamente di stare dentro una navicella spaziale. Infatti questo tipo di hotel che sono nati in Giappone vogliono richiamare proprio questa sensazione. Non a caso nella hall c'è un astronauta. Stare qui non costa pochissimo, costa 60 euro a notte, considerato che con meno di 60 euro a notte rendi in realtà un vero e proprio hotel, ma comunque paghi realmente un'esperienza. Ora, magari fare 3 notti sono troppe, perché ad una certa hai bisogno di un po' più spazio, poterti muovere dentro la stanza. Qui una volta che metti piede qui dentro, cioè non ti puoi muovere, non puoi fare niente, se non guardare un film col computer. Però una notte come esperienza secondo me ci sta. Ah, e faccio anche un unboxing. In realtà non volevo comprare nessuna calamita, nessuna cosa banale come ricordo di Berlino, mi sono comprato un paio di scarpe. Unboxing in diretta. 140 euro. Allora, per adesso mi sono fissato con le Nike Dunk Low. Ne ho già un paio, quelle bianche e nere, e il Nike rosso. Mi piacciono un sacco, queste le vedo molto da YouTube. Sono frizzanti, brillanti, smart. Mi piacciono davvero tanto. L'unica cosa è che quando le ho comprate il negoziante non aveva il sacchetto e me l'ha data in mano con la scatola e basta. Per quanto riguarda Berlino, è una città che mi è piaciuta abbastanza. Non è che se non vieni a Berlino muori, però come esperienza ci sta forse una volta nella vita e forse probabilmente una volta e basta nella vita. Diciamo che l'ho apprezzata relativamente, ci sono tante cose da fare, tante belle cose da vedere, però dipende quanto spendi, dipende quanto ti costa il viaggio, ne vale la pena oppure no. Una cosa fondamentale, senza Google Map non vi potete muovere. Io sono rimasto senza internet per 2 ore, mi sentivo perso, perché senza Google Map proprio perdi l'orientamento. Quindi assicurati di avere una scheda internet funzionante, altrimenti resti lì e ti blocchi per sempre senza poterti muovere. Amici, noi ci vediamo nel prossimo video, vi ringrazio per aver visto questo video, mi raccomando lasciate un mi piace, seguitemi su Instagram e iscrivetevi anche a questo canale. Ci vediamo al prossimo video. E vi anticipo anche che ho un sacco di belle idee e bei viaggi in programma. Vi faccio 2 spoileroni, però zitti, non ditelo a nessuno. La Giordania, quindi Petra, e il Giappone. Non vedo l'ora e nel frattempo, diciamo, tra un viaggione di questo e l'altro, fare qualche piccola tappa tipo le capitali europee, che comunque non dispiace. Ci vediamo al prossimo video, ciao!